Lei è il parroco qua? No, io sono parroco a San Giusto, a Prato. È un prete? Sì, io sono un prete cattolico, un padre. Perché? Perché sono vestito male. Helmut. Don Helmut, io sono polacco. E che ci fa qua? È bella domanda. Spero di essere nel pochissimo, veramente nel pochissimo, però spero di essere utile. Un piatto caldo e poi se la presenza può aiutare i ragazzi pakistani a dire non siete soli. Cosa l'ha colpita di questa protesta? No, che è una protesta per i diritti fondamentali dell'uomo, che è la protesta a favore della vita. E perché se 12 ore su 7 giorni, allora vuol dire rinunciare alla vita, no? E però vuol dire anche un po' alzare la voce e dire a tutti quelli che dicono no, non abbiamo mai saputo, non sospettavamo che tipo ci potesse essere una cosa del genere, dire a tutti questi che dicono così, no? Se provengono dal mondo politico, anche religioso, dillo, siete bugiardi, perché non dite il vero, perché lo sapevate bene, no? Le suore quando preparano un caffè e dicono lo abbiamo preparato col cuore, noi diciamo sempre però sorelle aggiungete anche un po' di caffè. Metti un po'. Bravo! Oh, grande! Piglia. Fammi vedere dove vi hanno aggredito. È più o meno dove c'è quel piccolo fascio di luce. Ed eravamo a fare il turno di guardia in 4, davanti al fuoco. Sono arrivati in 5 con le spranghe di ferro e ci hanno attaccato. Per fortuna si sono svegliati altri che erano a dormire nelle tende e a quel punto sono scappati. E scappando ci hanno detto la prossima volta vi spariamo. Queste sono squadre che vengono pagate, organizzate dalle aziende. Perché? Perché? Perché stiamo mettendo in discussione un sistema. Un sistema che va avanti praticamente indisturbato da più di 20 anni e che si regge sul super sfruttamento di questi lavoratori.